L'evoluzione del pensiero umano che ha delineato i contorni della moderna società, se da un lato evidenzia l'illimitata potenzialità della mente, dall'altro costringe anche a considerare la precarietà dell'elemento materiale da cui dipende ogni sua funzione. Ne consegue che ogni forma di decadimento dei processi cognitivi, sia accidentale che naturale, determina un radicale mutamento nel ruolo sociale di ogni individuo, rischiando di comprometterne soprattutto la dignità personale. I malati di Alzheimer sono l'evidente dimostrazione di questo cambiamento che mette a dura prova i rapporti affettivi. Sono l'emblema di una umanità completamente avulsa dai giudizi valoriali legati all'efficientismo e alla normale comunicazione dialogica, perché costringono a riconoscere la persona oltre i limiti della sua condizione e amarla a prescindere. Chi sceglie di operare in questa realtà non solo svolge un encomiabile servizio sociale, ma forma la sua coscienza a una più ampia comprensione della realtà, che ridefinisce il concetto di vita cogliendone il senso. A questo mirano i centri sollievo. Il centro sollievo nasce 3 anni fa per intuizione della un progetto regionale affidato alle ULS e demandato alle associazioni di volontariato. Qui ad Ospedaletto Euganeo l'associazione di Fiori da Testa è stata l'associazione che ha avuto più a cura questo problema di creare un centro sollievo per persone con disabilità mentale, con problemi cognitivi tipo il morbo di Alzheimer. È una patologia che crea tante problematiche, soprattutto alle famiglie con le quali le persone vivono e convivono. Noi siamo aperti il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 8 di mattina a mezzogiorno. Siamo in 21 volontari e ospitiamo 12 ospiti attualmente. L'attività è animazione, l'attività è stare assieme, divertirsi, giocare e avere a disposizione tante belle cose. Speriamo che l'attività continui, che le cose vadano bene e che soprattutto altri volontari si uniscano alla nostra attività. Siamo qui oggi per inaugurare un pulmino che viene donato dalla Fondazione Cariparo all'Associazione Fiori di Testa, il cui presidente è Francesco Chiodin, che da qualche anno porta avanti questa iniziativa che è molto importante per dare aiuto alle persone anziane, alle persone che hanno delle difficoltà e delle malattie in corso. Come amministrazione comunale appena ci è stato illustrato il tipo di iniziativa, il tipo di attività, abbiamo subito concesso gli spazi e anzi abbiamo fatto il possibile affinché l'attività stessa possa essere consolidata in questa sede e possa crescere per poter aiutare in maniera completa e sempre più, diciamo, raffinata i bisogni che purtroppo questo tipo di malattie nelle persone anziane sono in crescente aumento. E quindi il plauso nostro dell'amministrazione al presidente e a tutti quelli che collaborano, e posso garantire che in futuro avranno la stabilizzazione della sede, perché per Ospedaletto un'attività di questo tipo unica nel territorio credo che sia un valore aggiunto, un qualcosa di positivo da conservare e da valorizzare. Posso aggiungere che questa iniziativa è un'iniziativa molto importante in quanto favorisce la socializzazione delle persone anziane, anzi bisognerebbe che le persone che hanno tempo da dedicare agli altri potessero, diciamo, aggregarsi a questa compagine, a questo gruppo di persone che fanno tutto spontaneamente, affinché questo valore aggiunto di un servizio che purtroppo diciamo, lo Stato, il pubblico non è più in grado di garantire, venga
garantito dalla solidarietà, dal volontariato, dalle persone che credono e che mettono a disposizione il loro tempo per gli altri che sono in difficoltà e che hanno bisogno di essere assistiti ed aiutati, anche perché ormai le famiglie sono sempre più ridotte nel numero e le persone anziane sono molte, perché in Italia, devo ricordare, abbiamo una popolazione anziana, non si fanno bambini, e quindi questo fatto di aiutare le persone che magari i familiari non sono in grado di assisterli è una cosa molto importante, oppure se sono anche in grado di assisterli, però si dà la possibilità di un sollievo e di un, diciamo, anche un recupero delle energie per poter continuare ad assistere i loro cari. Finalmente, dopo 3 anni di attività dell'associazione con il centro sollievo, il pulmino è arrivato. È stato un percorso un po' lungo, un po' travagliato, ma comunque l'abbiamo, e da alcuni giorni, anzi da 2 settimane, è già in attività per trasportare i nostri ospiti, sia all'andata che al ritorno. È un beneficio grandissimo per le famiglie, perché le famiglie lo aspettavano, nel senso di che non sempre possono essere a disposizione per portare l'ospite al centro, o per lavoro, o per altre incombenze, oppure perché non hanno la patente. E allora noi ci siamo fatti carico di questa opera, di questa attività. Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio che ci ha donato il pulmino, e poi a tutti gli altri volontari e benefattori che hanno contribuito a completare la spesa. Abbiamo fatto delle modifiche al pulmino in modo che sia più apprezzato e più adeguato ai nostri ospiti, come per esempio la doppia porta, i segnalatori di parcheggio, i vetri offuscati in modo di creare un po' di privacy. Le cose vanno bene, abbiamo la fortuna di avere un ottimo autista che si è offerto, adesso speriamo che anche altre persone vengano a dare una mano e vedremo che senz'altro il beneficio sarà gustato da tutte, soprattutto dalle famiglie. Ognuno sa quanto sia importante sentirsi utili per conservare l'autostima. E per questo l'azione volontaria orientata a un servizio offerto gratuitamente alla comunità rappresenta un grande valore sia nella pratica che nella testimonianza. Se indolenza e indifferenza consentono il diffondersi del malessere e l'aumento della solitudine, condivisione e solidarietà invece permettono la crescita umana nella comunione. Ho cominciato questo servizio di volontariato a seguito appunto di un pensionamento e mi ha fatto riflettere sulla possibilità dell'opportunità che mi ha dato il presidente dell'associazione Francesco Chiodin di dare una mano, diciamo così, a livello anche sociale oltre che da un punto di vista personale, e per questo ho dato la disponibilità nel poter dare questo servizio, perché ho capito l'importanza della cosa, che senza anche l'autista, oltre che all'aiuto come tutti gli altri volontari, era un valore aggiunto che si dava sia all'associazione che alle persone stesse, perché i più lontani avrebbero avuto delle difficoltà a raggiungere il centro sollievo per riuscire a fare quotidianamente le loro attività per il tipo di problema che loro purtroppo sono costretti a condividere. L'impegno è notevole, perché si tratta, è articolata su 3 giorni settimanali e sono circa 110 km complessivi nelle 2 volte al prelevamento degli ospiti e al loro recapito, insomma, giornaliero. E quindi il tragitto parte da qua a Ospedaletto, si arriva a Borgo San Marco di Montagnana e si torna indietro passando per la statale e si arriva alla fine di Villa Estense. E diciamo che è oneroso, è un mestiere che, se vogliamo definirlo mestiere, ma si parla sempre di volontariato, che comunque richiede una certa presenza, una certa assiduità. Una presenza a se stessi, perché bisogna garantire comunque ai trasportati una certa sicurezza, e quindi questo non va mai disgiunto dal pensiero costante che si ha nell'espletare questo servizio per i signori ospiti.
sono circa un'ora e mezza a andare, un'ora e mezza a venire, diciamo così, settimanalmente non è proprio così semplice, traffico, pioggia, neve, quello che può essere, comunque è una cosa che si supera tranquillamente, alla portata di tutti, non è nulla di eccezionale, ma è essenziale. Sì, mi viene chiesto chi me lo fa fare, innanzitutto anche il presidente dell'associazione qua è una persona su cui ho riposto la mia fiducia, ho scelto anche questo tipo di attività, oltre che da pregresse esperienze di volontariato, perché il rapporto è diretto sia con le persone, questo mi piace tantissimo perché nella vita ho sempre fatto lavori che avevano attinenza con la persona, e sia perché penso sia utile dare in continuazione finché si può il proprio contributo per la collettività. Poi si spera che ci sia qualcuno che penserà oltre, insomma, no? Quello che mi auguro è che questa cosa venga portata, questa iniziativa sia portata ulteriormente in avanti e che ci sia anche altra gente che voglia unirsi all'associazione, insomma, per dare questo servizio a queste persone che sono più svantaggiate di noi.